Siamo qui fuori dalla sede dell'Ulss Scaligera di Verona. In questo giardino, come vedi, abbiamo intercettato due persone. La prima è Roberto Nicolis, presidente della Grande Sfida, perché anche quest'anno torna con tante iniziative, tra cui la prossima proprio a partire da mercoledì. Roberto, buongiorno. Cos'è la Grande Sfida? Innanzitutto, cosa fate? La Grande Sfida è sapersi incontrare, far incontrare le persone nei luoghi di vita attraverso le passioni per lo sport, il gioco, il lavoro, la cultura, l'arte, che sono strumenti, muovendo le emozioni, che ci fanno incontrare con i mondi vitali. Voi avete una serie di attività che vanno avanti tutto l'anno e poi le intensificate in questo periodo. Alcuni eventi li avete presentati questa mattina. Innanzitutto la tematica dei prossimi eventi. Allora, il tema della Grande Sfida di quest'anno è Non lasciamoci soli, ed è un invito a trovare degli antidoti alla solitudine, alle solitudini che non riguardano solo le persone anziane ma anche persone molto giovani o persone che vivono situazioni di fragilità. Nel fare qualcosa per alleviare la solitudine dell'altro faccio qualcosa anche per attenuare la mia. E ecco, e quindi io vi parlerò adesso in questo momento delle iniziative che faremo in questa settimana, quindi la settimana prossima. Parte la 14ª edizione della campagna Anch'io sono capace, negozi senza barriere, in collaborazione anche con Confcommercio, Confesercenti, Ulss, Comune di Verona, e abbiamo coinvolto 66 persone con disabilità che provengono dai centri diurni del distretto 1 e 2 e dalle scuole, e per vivere delle piccole esperienze di inserimento socializzante al lavoro, alcune mattinate ospitate da 45 esercizi commerciali, esercenti, bar, farmacie, librerie del centro di Verona, che di nuovo ci accolgono in questa settimana, e vogliamo capire che impatto ha questo sulle persone che accolgono ma anche sui clienti. Ogni volta, Roberto, che noi avviciniamo questa iniziativa ci raccontano che è veramente sorprendentemente positiva per tutti loro, anche per gli esercenti stessi, per la gente, un altro modo di vivere i negozi stessi. Troviamo una grande disponibilità di commercianti, alcuni dei quali ci chiedono di fare più spesso queste iniziative. Infatti è allo studio un progetto con l'Ulss, il Comune di Verona e le associazioni di categoria e i centri diurni, per studiare insieme un modo per rendere feriale questa esperienza e quindi che tutte le settimane si possa ripetere la presenza di persone con disabilità affiancate ai negozianti e ai commercianti. In particolare il 15, mercoledì, saremo in Piazza delle Erbe per come dire, ingrandire il mercato storico veronese con la presenza di 16 banchi dove centri diurni del distretto 1 e 2 venderanno propri manufatti artigianali, confetture, prodotti per la casa realizzati a più mani, dimostrando che anche questi hanno un valore anche in sé ma anche un valore estrinseco, nel senso hanno un prezzo, un costo, e valgono e sono all'interno del mercato. Rimani qua allora, adesso volevo sentire, hai citato l'Ulss, volevo sentire la responsabile del settore disabilità dell'Ulss Nove Scaligera, Luisa Andretta, per capire anche come voi vi mettete a fianco di questa associazione e quanto è importante anche per voi che i privati realizzino tutto questo. Sì, allora questa è un'iniziativa di rete tra pubblica amministrazione, aziende Ulss, comune, privati, appunto i negozi e enti del terzo settore, e che promuoviamo e che vorremmo anche rendere permanente, perché stiamo in questo modo costruendo salute. In che modo? Noi costruiamo, rendiamo la città un facilitatore di partecipazione, di inclusione sociale, e miglioriamo la qualità di vita delle persone con disabilità. L'ICF, la classificazione internazionale del funzionamento della disabilità che noi utilizziamo nei nostri servizi, ci dice proprio questo, che l'impatto della disabilità sulla vita delle persone non dipende solo dalla diagnosi, ma dipende dai facilitatori o dalle barriere invece che ci sono nella vita quotidiana.
quotidiana. Noi insieme costruiamo facilitatori e quindi costruiamo salute e promuoviamo e miglioriamo la qualità di vita. E scopriamo che tutto questo va a servizio veramente anche delle persone abili, per così dire, giusto? Quindi il coinvolgimento di queste persone dà una ricchezza in più, come abbiamo detto spesso, anche con la grande sfida. Sì, intendiamo anche, cercheremo anche di misurare, insomma di valutare anche l'impatto. È un modo per impiegare appunto il tempo, a volte non si ha presi, come si dice sempre anche Roberto, dalla quotidianità. Le persone vorrebbero donare del loro tempo al volontariato, in questo modo lo fanno nell'attività lavorativa e questo sicuramente è un arricchimento. E poi il confronto, diciamo così, con il limite è sempre anche una crescita per tutti. Grazie tante, ritorno velocemente, mi scuso un po' per il microfono che passa di qua di là, con Roberto, perché la grande sfida sarà allo stadio e con all'interno dell'evento del Santo Padre, della Santa Messa, prima parteciperà all'animazione. Come vi state preparando? Allora, i nostri danzatori saranno a danzare insieme alla band del CPG, insomma, proporranno una danza su un pezzo molto bello di Simone Cristicchi, nell'attesa che arrivi il Papa. Alcuni accompagneranno anche nel giro che farà intorno alla pista il Papa, e anche daremo una mano nell'animazione della celebrazione, come facciamo di solito alla grande sfida. Quindi saremo con 180 appunto. C'è entusiasmo tra di loro, come vi state preparando? Moltissimo, come credo ci sia grande fermento in tutta la città per questa visita del Santo Padre, che ha una particolare predilezione per le persone con fragilità, come del resto ce l'aveva anche Gesù, ecco, e quindi siamo felici di poterlo accogliere insieme a migliaia di altre persone nella nostra città. Grazie tante allora a Roberto Nicolis, presidente della Grande Sfida, grazie a Luisa Andretta dell'Ulss 9 Scaligera, e ricordo appunto l'appuntamento per mercoledì prossimo a partire dalle 10 circa in Piazza Erbe a Verona con gli eventi della Grande Sfida. Io vi ripasso la linea. Lucio, direi cogliamo l'occasione, visto che i tempi sono un po' stretti anche per quanto riguarda il tuo lavoro, e così ti liberiamo prima rispetto al collegamento che era in scaletta tra poco, se ci fai già una panoramica sugli argomenti del telegiornale di oggi. Certo, allora siamo stati poco fa alla conferenza stampa, l'ultima in preparazione all'arrivo del Santo Padre, dove si è parlato con la Polizia Municipale, c'è stato anche il Presidente della TV, l'azienda Trasporti di Verona, per spiegare come sarà tutta la situazione dei trasporti, della logistica, e quindi insomma è importante capire che la città, che attende 100.000 visitatori quel giorno, 50.000 per gli eventi legati al Santo Padre e altri 50.000 turisti normali, sarà ben gestita. Ci sarà la possibilità naturalmente con delle navette speciali messe a disposizione della TV. E poi questa mattina abbiamo incontrato il presidente della cooperativa Giorni Nuovi, venuto da Reggio Emilia, che realizza le ostie con i carcerati, pensate, che saranno utilizzate per la messa del Santo Padre allo stadio. Abbiamo realizzato un'intervista interessante che poi penso riproporremo anche il 18, e poi naturalmente l'ultimo numero di Verona Fedele, il settimanale diocesano. Questo a grandi linee il telegiornale di oggi.